Il Concorde è l'aereo di linea più iconico del mondo. Sai perché? Semplicemente perché è l'aereo supersonico più veloce del pianeta. Ne hai mai sentito parlare? Fu nel 1959 che nacquero i primi progetti di aerei supersonici. La British Aircraft Corporation e il governo britannico presero la decisione di far accadere le cose. Nel 1955 furono realizzati i primi disegni su entrambe le sponde della Manica. In Francia fu nel 1960 che l'idea degli aerei che infrangono il muro del suono venne in mente a molte aziende aeronautiche. Sud Aviation ha poi assunto la gestione del progetto da parte francese. Il 13 gennaio 1963 il nome Concorde fu pronunciato per la prima volta dall'allora presidente della Repubblica, Charles de Gaulle. Gli inglesi preferiscono eliminare l'ultima lettera e parlare di Concorde. Come può il Concorde essere un tale monumento nella storia dell'aviazione? Si tratta di una delle più incredibili avventure industriali europee. Ancora oggi questo aereo supersonico continua a ispirare sogni. È vero che la battaglia supersonica è tutt'altro che finita. Ciò dimostra l'influenza che il Concorde ha sugli ingegneri del XXI secolo. In effetti, le produzioni francesi e inglesi si uniscono per creare il piano di tutte le possibilità. È dunque a Filton, nel Gloucestershire, nel Regno Unito, e a Tolosa, nell'Alta Garonna, che si gioca tutto. Al progetto partecipano le aziende Rolls-Royce e Snecma, in particolare per quanto riguarda la progettazione dei motori Olympus 593. Il prototipo del Concorde è costruito per 100 passeggeri. La sua velocità di crociera è Mach 2.2. Può inoltre raggiungere un'altitudine di oltre 15.000 metri. Statistiche incredibili per l'epoca, cosa ne pensi? Tuttavia, gli ingegneri sono costretti a concentrarsi sulla riduzione del boom supersonico, ma anche sulla scelta dei materiali utilizzati. Infatti, a una tale velocità, questi due punti sono particolarmente importanti. Anche l'ecologia è al centro di tutti i dibattiti. È vero, il Concorde consuma molto. La sua impronta di carbonio per passeggero è 3 volte superiore a quella di un aereo tradizionale. Il rollout è un momento simbolico molto forte nella vita di un programma aeronautico. Corrisponde a lasciare l'officina del dispositivo. È una pietra miliare nel progetto di creare un aereo, supersonico o meno. Quello del primo Concorde 001 si svolse l'11 dicembre 1967 a Tolosa, davanti a 1100 invitati. 2 anni dopo, il 2 marzo 1969, fece il suo primo volo. Solo 6 anni dopo l'aereo acquisisce tutte le certificazioni che gli consentono di volare secondo gli standard imposti. Siamo nel 1979. Ma quanto può essere costato tutto questo? Al momento della certificazione il costo per lo sviluppo del Concorde era di 2 miliardi di sterline, che corrisponde a 2,3 miliardi di euro. Air France e British Airways hanno scelto di effettuare i voli di inaugurazione contemporaneamente. Da Parigi a Rio de Janeiro e da Londra al Bahrain sono decollati contemporaneamente 2 Concorde, un simbolo fortissimo per questo straordinario velivolo supersonico. Torniamo un po' al volo di prova del Concorde. Come andò? Dopo 10 anni di lavoro, questo aereo finalmente stava per vedere i suoi primi segni nel cielo. Il pilota André Turcat prese quindi il controllo dell'aereo. In generale, il Concorde rappresentava allo stesso tempo rischio, pericolo e audacia. Va notato che questo volo di prova era già stato rinviato 2 volte di seguito a causa delle difficili condizioni meteorologiche. La presenza di una forte nebbia, infatti, non permetteva di volare in sicurezza. Fu quindi il 2 marzo 1969 alle 15.38 che André Turcat prese il controllo dell'aereo immatricolato FVTSS sulla pista 32 dell'aeroporto di Toulouse-Blagnat. Dopo aver percorso 2000 metri in circa 30 secondi, il Concorde decolla per la prima volta, per un periodo di esattamente 29 minuti. Più di 1000 gendarmi e giornalisti sono presenti sulla pista dell'aeroporto per assistere a questo evento. Il primo volo commerciale supersonico ebbe luogo nel 1977, sulla famosa linea transatlantica. Sta nascendo una nuova era nel campo dell'aviazione. È vero che il Concorde è considerato l'aereo di tutti i record, ma cos'è veramente? Questo dispositivo ha innovato in un modo completamente diverso. Le sue capacità sono tali che molti lo qualificano come fuori dal mondo dell'aviazione convenzionale. Per la sua forma non assomiglia a nessun aereo. La sua ala delta è rivoluzionaria. Inoltre, il suo naso inclinabile garantisce una migliore penetrazione dell'aria. I suoi motori si adattano anche alle diverse fasi di volo e una lega specifica viene messa in atto per il suo involucro. Pertanto è in grado di resistere alla velocità e al calore. Il grosso problema della gravità dell'aereo è stato risolto da un giudizioso sistema di distribuzione. A seconda delle diverse fasi di volo, le 95 tonnellate di cherosene vengono distribuite sotto l'intera cabina in modo che l'aereo abbia un perfetto equilibrio. Viene utilizzato anche un carburante per raffreddare il dispositivo. Il Concorde rappresenta quindi un parco giochi per molte applicazioni aeronautiche precedentemente sconosciute. Questa è la prima volta che sentiamo parlare di controllo di volo elettrico o addirittura di freni in carbonio.
Successivamente saranno presenti anche sui voli Airbus. Inoltre il Concorde detiene numerosi record, in particolare per quanto riguarda la velocità e l'altitudine di volo. Parliamo di 2.754 km/h e 20.700 metri. In che modo gli ingegneri che hanno lavorato al progetto hanno raggiunto un tale livello di innovazione? Semplicemente grazie all'unione di conoscenze, che ha permesso di realizzare una sfida incredibile. Per 27 anni il Concorde avrà fatto sognare, ma soprattutto avrà servito bene. Sfortunatamente la sua fine non è bella come il suo regno. È sia un gioiello tecnologico che un fallimento commerciale. Infatti il 25 luglio 2000 l'Air France Concorde AF4590 era appena decollato dall'aeroporto di Parigi Charles de Gaulle. Molto rapidamente l'ala sinistra dell'aereo prese fuoco. Pochi minuti dopo l'aereo si schiantò contro un hotel nella città di Gonesse in Val d'Oise. Furono 113 le vittime, un vero disastro per il maestro dell'aviazione. Com'è potuto accadere un simile incidente a un aereo così potente? È coinvolto un D-10 della Continental Airlines. Secondo i risultati delle indagini, avrebbe preso una stecca di titanio sulla pista poco prima del decollo del Concorde. Ciò avrebbe danneggiato uno dei reattori dell'aereo e, secondo quanto riferito, è scoppiata anche una gomma. Tuttavia, la debolezza delle gomme del Concorde era nota a tutti, ma un colpo da maestro ingegneristico come questo non poteva essere decentemente fondato per ragioni puramente tecniche. Fu quindi un eccesso di fiducia a causare la perdita del Concorde. Tuttavia, rappresenta ancora una forma di fallimento. È vero che sono state vendute solo 14 copie condivise da Air France e British Airways. Dopo la crisi petrolifera del 1973, sono le uniche due società ad aver mantenuto gli ordini. Nel corso degli anni il Concorde è diventato troppo costoso da mantenere e la crisi del trasporto aereo che si verificò dopo gli attentati dell'11 settembre 2001 ebbe la meglio su questo mitico velivolo. Nonostante alcuni tentativi di riprendere i voli, è stato definitivamente ritirato dal servizio nel 2003 e ora funge da pezzo da museo. Al giorno d'oggi, gli aerei supersonici sono ancora rilevanti? Sembrerebbe di sì. Il Concorde avrà un degno successore? Nell'ottobre 2020 Boom Supersonic presenta un primo prototipo chiamato XB-1. Capace di volare a Mach 2.2, collegherebbe l'Europa a New York in meno di 3 ore e mezza, con 55 passeggeri a bordo. Nel 2030 la compagnia spera di poter effettuare voli commerciali. Compagnie come Virgin Atlantic o Japan Airlines sembrano già essere sedotte e i loro ordini sono già in corso. Ma Supersonic Boom non si ferma qui. Lo scorso luglio il progetto definitivo dell'aereo è stato presentato al Farnborough Airshow. Ribattezzato Opening, dovrebbe essere in grado di trasportare da 65 a 80 passeggeri alla velocità supersonica di Mach 1.7, ovvero 2100 km/h. Pertanto questo dispositivo potrebbe effettuare voli commerciali al più tardi nel 2029 e fare il suo primo volo entro il 2026. Dalla fine del Concorde i progetti si sono moltiplicati, ma nessuno ha visto la luce. È questo quello giusto? Gli aerei supersonici hanno ancora un futuro? Il Concorde può davvero essere sostituito? Non esitate a darci la vostra opinione sulla questione lasciandoci un piccolo commento qui sotto. Saremo felici di leggervi e discuterne con voi. A presto su A-Tech!